Tutti voi, cari amici e amiche, bentornati. Nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al catechismo di San Pio X. Siamo giunti alla sezione, come tutti sappiamo, chi li sta seguendo regolarmente, dedicata alle virtù cristiane. Abbiamo già visto le virtù teologali e il loro esercizio nelle puntate precedenti. Adesso resta la sezione dedicata alle virtù morali, evidentemente anzitutto quelle cardinali, che sono le regine delle virtù morali, e poi le beatitudini evangeliche, appunto per concludere questa sezione. Non farei troppi preamboli, onde possiamo procedere con una certa speditezza, e quindi procederei immediatamente a cominciare la lettura. Noi abbiamo questa sezione comprende i numeri dal 252 al 200. 66, chissà, speriamo magari di concluderla in questa puntata e se dovesse avanzare tempo anche introdurre la sezione successiva, che è la terza ed ultima parte del catechismo dedicata ai mezzi della grazia. Allora, anzitutto, che cos'è la virtù morale? 252. La virtù morale è l'abito di fare il bene, acquistato ripetendo atti buoni. Allora, parlato di queste cose anche nel ciclo di catechesi dedicate ai vizi e alle virtù, per chi volesse approfondirle, forse anche avrò fatto un cenno nelle puntate precedenti, ma ripetita sempre iuvant, specialmente su questi argomenti. La virtù si definisce come abito in teologia morale dai tempi di San Tommaso, che evidentemente il catechismo di San Pio X fortemente riprende. Da abito deriva il nostro abitudine, quindi abito non dobbiamo intendere semplicemente l'abito che indossiamo. Habitus, appunto in latino, è il termine da cui deriva abitudine. Che cos'è un'abitudine? Un'abitudine è un pattern, quindi un modo di fare, come dire, omogeneo, ripetitivo appunto, e che fa parte del nostro modo di essere, no? Quindi pensiamo alle abitudini più comuni che noi abbiamo. Abbiamo preso certe abitudini come ripetendo degli atti che poi vengono, come dire, un po' costituire un automatismo, no? Faccio un esempio sciocco, magari non molto edificante. Se una persona abituata che appena siede a tavola, che ne so, vede il telegiornale, è chiaro che quando si siede a tavola non è che deve stare pensando, prendo il telecomando, automaticamente prende il telecomando, accende e mette sul canale del telegiornale che segue quotidianamente. È un'abitudine. È chiaro che non è che c'è nato quell'abitudine. Un bel giorno gli è venuto in mente: voglio vedere il telegiornale, e ha messo su quel canale. Questo mi piace. Il giorno dopo, siccome gli era piaciuto il giorno prima, dice, riprende con un atto volontario sto telecomando, dice: ah, fammi rivedere il telegiornale allo stesso posto 2, 3, 4, 5 volte. Dopodiché diventa un automatismo. Dopodiché la cosa difficile sarà togliersi questa abitudine, non tanto coltivarla, perché ormai l'abitudine c'è. Ecco, immagine, esempio, diciamo che mi perdonerete per la sua estrema ferialità, però aiuta a capire. Le virtù si acquisiscono ripetendo atti buoni di quella certa virtù. Si perdono non esercitandola. Diminuiscono o crescono le virtù a seconda di quanti atti di quella virtù facciamo, o peggio, oppure di quanti atti del vizio opposto a quella virtù facciamo. Funziona così. Allora, quali sono le principali virtù morali? 253. Le principali virtù morali sono la religione, che ci fa rendere a Dio il culto dovuto, e le quattro virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, che ci fanno onesti nel vivere. Mamma mia. Interessantissimo.
che se uno studia il più grande esperto di questi argomenti, che è San Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino dice che la virtù di religione è la parte più nobile della giustizia, ma la tratta all'interno della virtù cardinale della giustizia come prima virtù. Oh, qui il grande catechismo di San Pio X la mette addirittura avanti, perché la religione, pur essendo la parte principale della virtù cardinale della giustizia, è la più importante di tutte quelle messe insieme. Imparare a rendere a Dio il culto che gli è dovuto, interno ed esterno, sotto tutti i punti di vista. Oggi è la festa del Sacro Cuore, non c'è argomento, diciamo così, più adatto di questo, perché di fatto quello di cui si lamentò Nostro Signore, quindi oltraggi, sacrilegi, freddezze, indifferenze ricevute dal suo Sacro Cuore, soprattutto nella sua dimora eucaristica, ma cosa sono se non peccati gravi o quantomeno mancanze alla virtù cardinale della religione? Il sacrilegio è il contrario della virtù di religione, l'irriverenza è il contrario della virtù di religione, il disprezzo è il contrario, l'indifferenza stessa è il contrario. Quindi bellissimo, interessantissimo, no? Oggi veramente non c'è più religione, ma non è un fatto, un modo di dire, non soltanto nel senso che non ci sono più i credenti, ma non c'è più la virtù della religione. Il rispetto, ma che è poco il rispetto, l'onore, il culto, l'adorazione dovuta a Dio, dov'è? Dove si vede? Cioè siamo giunti a un, a un degrado, scusate, a un tasso di desacralizzazione, veramente di abituale ormai profanazione, che veramente mette spavento. È una delle tante maree montanti a cui sembra, come dire, impossibile porre un argine definitivo. Se non, come sempre accade, e come sempre sto raccomandando, fare quello che noi possiamo. Evidentemente non cooperare a questo argine e con i mezzi leciti che abbiamo a disposizione opporci e al dilagare dell'irreligiosità e dell'irriverenza. E promuovere e contagiare il prossimo, ecco, con questa aurea virtù. Perché le virtù cardinali così sono chiamate? 254. Le virtù cardinali sono così chiamate perché sono il cardine, cioè il sostegno delle altre virtù morali. Alle mie spalle, per chi vede il video, c'è una porta. Su quella porta ci sono, se non vado errato, tre cardini, uno in basso, uno al centro e uno in alto. Immaginiamo che quei cardini fossero quattro, che sicuramente la porta gira meglio. Ecco, senza i cardini la porta non si apre e non si chiude. Quindi, senza queste quattro virtù, il mondo delle virtù morali non gira, non si innesca, non parte. Ora, che cos'è la prudenza? Qui è molto sintetico il catechismo di San Pio X. Risponde: la prudenza è la virtù che dirige gli atti al debito fine e fa discernere e usare i mezzi buoni. Aristotele, seguito da San Tommaso, la chiamava la retta ragione delle cose da farsi, perché la prudenza regola proprio l'agire pratico. Che faccio in questa situazione? Questo. E con quali mezzi faccio questo? Oh, guardate, figlioli miei cari, la prudenza non è, come spesso si pensa, una virtù che a volte rasenta, come dire, la timidezza o la viltà. Ah no, questo non sarebbe prudente, quindi non lo faccio. No. La prudenza è la capacità di discernere qual è l'atto giusto da compiere in questa situazione? E attenzione però anche ai mezzi da usare.
Amici, oggi più che mai la virtù cardinale della prudenza deve essere quanto mai coltivata e praticata, ovviamente nella sua accezione retta e corretta. Perché ci sono due grossi problemi. Due grossi problemi. Primo, quello di coloro che non hanno la retta ragione delle cose da farsi. Non ce l'hanno. E quindi non hanno discernimento, fanno scelte sbagliate. A volte, illudendosi, in buona o cattiva fede, che siano giuste. O altri fanno anche le scelte giuste, o hanno anche una visione delle cose corretta, ma scelgono i mezzi sbagliati. Noi dobbiamo ricordare che nella santa fede divina e cattolica, il principio di Machiavelli, cioè che il fine giustifica i mezzi, non è assolutamente ammissibile. Perché diceva Sant'Alfonso che il bene fatto male è male. Non è che diceva, vabbè, sto perseguendo questo fine, però non c'è altro sistema che questi mezzi per perseguirlo, va bene lo stesso. No, non va bene lo stesso. Se il mezzo è cattivo, deve essere accantonato. Le intelligenze di chi ascolta siano accorte e attente nel applicare questi principi fondamentali, specialmente per noi che siamo cattolici, al momento che stiamo vivendo dentro la nostra madre che è la Chiesa, ma anche ricordando un passato neanche troppo remoto, anzi abbastanza prossimo, l'importanza di mantenere la calma dinanzi a delle scelte delicate da prendere. Le scelte delicate da prendere non si prendono sulla base dell'onda. Mi butto nell'onda o della maggioranza o della pressione più o meno forte che uno subisce. La virtù della prudenza ci fa scegliere quello che è corretto e giusto secondo la mia coscienza fare, formata evidentemente nella situazione concreta, a prescindere dalla maggioranza, dalle pressioni, forse anche dalle violenze, dalle conseguenze negative di ritorno che una certa scelta potrebbe avere. Ma non mi interessa. E l'altra cosa importantissima è che noi possiamo avere le più alti ideali del mondo, tutte le ragioni di questo mondo per valutare in un certo modo certe situazioni. Ecco, ma quando cominciamo a pensare, bene, la situazione è così, cosa posso fare per cambiarla? Attenzione ai mezzi. Perché se il mezzo è disordinato, Dio quella cosa non la gradisce. Si passa, pur avendo ragione, sempre dalla parte del torto. Perché un fine buono deve essere perseguito con mezzi buoni, che ci sono sempre. Il modo con cui il diavolo fa fuori molte anime buone è questo. Quello che si chiama lo zelo amaro, lo zelo disordinato, lo zelo indiscreto. Cioè, pur avendo di mira la gloria di Dio e la salvezza delle anime, come giungi a perseguire questo fine? Vi faccio un esempio. Salvezza delle anime. Per la salvezza delle anime Gesù ha detto: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Ora, il battesimo è necessario per la salvezza. Non è un optional che una persona sia battezzata o no. È certo che di per sé non è impossibile o assolutamente escluso che qualunque persona non battezzata
non si salvi e sia ipso facto dannata. Non è così. Ma è molto difficile e molto raro. Per cui la Chiesa adempie la sua missione e deve adempierla di evangelizzare e di cercare di battezzare il maggior numero di persone possibile. Attenzione però. Questo legittima per esempio una violenza. Guarda, io te battezzo punto e basta, perché tu non vuoi, non ci credi, però il battesimo tu te lo devi fare perché è necessaria la tua salvezza, quindi te lo faccio punto e basta. Questo sarebbe una cosa buona. Farlo in questo modo, si può, il battesimo è necessario per la salvezza. Gli sto facendo un regalo, ma non glielo puoi imporre. Se uno dovesse imporre una cosa di questo genere, userebbe un mezzo cattivo, cioè l'imposizione, per perseguire un fine buono, cioè il battesimo, che è la cosa più grande che un essere umano possa ricevere, in assoluto, eh? Non c'è niente di più grande. Una volta che uno è battezzato, più grande ancora è il sacerdozio. Detto fra me e voi, ma per un non battezzato non c'è bene più grande che possa ricevere che il battesimo. Ma come? Dice, non ne vuole sapere cosa posso fare? Pregare, offrire sacrifici, e se ricorrono le circostanze, magari ogni tanto fare qualche piccola soffiatina, mettere qualche piccolo input. Ma la libertà della persona non può essere mai scavalcata. Sarebbe utilizzare un mezzo non buono per un fine buono. Mi sono dilungato un po' su questa virtù perché questa virtù oggi da qualche parte appare un po' in crisi. Oppure, ripeto, molte volte la prudenza viene scambiata con altro, cioè con la viltà. La prudenza significa la paura di non esporsi troppo, la paura che se dico questa cosa poi succede il finimondo, la paura che se faccio quest'altra cosa vado a finire sul giornale. Ora, non è che uno non debba fare ordinariamente, non per rispetto umano, ma per ragioni ovvie, cioè se si possono evitare situazioni borderline, è sempre una soluzione da preferire, purché il prezzo di questo non sia andare contro la verità. Quindi, però, anche quando non si abdica e si agisce per la verità, i mezzi devono essere sempre buoni. Ora, che cos'è la giustizia? La giustizia è ciò che fa dare a ciascuno quello che gli è dovuto. Questo lo sapeva benissimo anche la sapienza pagana dei romani, che però nel diritto, come tutti quanti sanno, qualche cosa ci capivano. Suum cuique tribuere era la definizione di giustizia che davano i romani. Sapete i tre principi su cui si fondava la vita di Roma, no? Oneste vivere, alterum non ledere e suum cuique tribuere. Questa era l'ideale di vita del buon romano. Vivere onestamente, non ledere il prossimo e dare a ciascuno il suo, la giustizia. Dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, eh? Dovuto. E qui i comandamenti ci spiegano alle autorità, a partire dai genitori, è dovuto l'onore, a tutti è dovuto il rispetto, alla vita è dovuto il rispetto, alla donna degli altri è dovuto il rispetto, al proprio corpo è dovuto il rispetto. Peccati del sesto comandamento, no? Alla propria dignità e a quella altrui è dovuto il rispetto. Andiamo avanti. Che cos'è la fortezza? La fortezza è la virtù che fa affrontare senza temerità e senza timidezza qualunque difficoltà o pericolo e anche la morte per il servizio di Dio e per il bene del prossimo. Una bellissima definizione, tipica.
È la più lunga tra le definizioni delle virtù cardinali. Si vede che a San Pio X gli piaceva particolarmente questa virtù. Allora, senza temerità e senza timidezza. Questo, timidezza penso che sia sinonimo di viltà, no? Già Aristotele diceva che l'etica nicomachea, che la fortezza è appunto il giusto mezzo, come tutte le virtù, che sono sempre le virtù, sono sempre il giusto mezzo tra due eccessi. E qui è la temerità, quindi la temerità spesso viene scambiata per fortezza, il temerario. Il temerario non è uno forte, ma è uno stupido, cioè è uno che si espone a rischi e pericoli o a situazioni che non a cui non dovrebbe esporsi, perché è da cretini. L'eccesso contrario è la timidezza. È di chi rimane in disparte per non affrontare nemmeno quelle tribolazioni e quelle difficoltà che è necessario affrontare senza cadere nella temerarietà. Il temerario non è coraggioso, non è forte, è stupido. Allora, chi ha visto quel bellissimo film? Ogni tanto faccio queste digressioni. Ecco. Un capolavoro, a mio avviso, della cinematografia. L'ho citato anche qualche altra volta, che è L'ultimo samurai, quello con Tom Cruise. Si vede a un certo punto, dice tutta quanta la storia, insomma, di questi moderni collaboratori dell'imperatore giapponese corrotti. O meglio, modernisti filoamericani che vorrebbero soppiantare la cultura tradizionale incarnata dai samurai, sia nel loro stile di vita che, nel loro, che, non, che nella loro arte militare, per sostituirla con il pensiero americano e con le armi e le mitragliatrici di ultima generazione provenienti dagli States. Il film si snoda su questa trama. E sul personaggio di Tom Cruise, che era un ex militare divenuto alcolizzato, viene mandato a distruggere appunto gli indigeni sull'uso delle armi nuove, e poi contatto con i samurai, alla fine diventa uno di loro. Non voglio fare pubblicità ai film, evidentemente. Ma a un certo punto c'è una scena dove si vede che i militari sorprendono alcuni samurai, tra cui non mi ricordo se erano i militari oppure i ninja, forse. C'è una scena dove un amico di Tom Cruise a un certo punto esce, c'è tutta sta montagna di piombo e di proiettili che vengono sparati. Questo esce con la sua katana in mano per andare a fare l'eroe, cioè gli si getta contro con la spada in mano, ma qui c'erano le mitragliatrici. Certamente è un gesto dimostrativo, ma quale speranza ci aveva quello con la spada in mano di poter raggiungere i possessori delle mitragliatrici per tagliargli la testa? Nessuna. È andato a imbattersi in una battaglia sicuramente persa, lasciandoci la vita. Domanda, io interrogo, mi interrogo, interrogo, perché a me piace anche giungere all'acquisizione della verità o di certe convinzioni provocando ragionamenti, no? Non mi piace a me anche. L'ho detto tante volte, dire fai questo e fai quell'altro, arrivaci. È una cosa fatta bene, una cosa di questo genere. Non è una cosa fatta bene. Non ci puoi andare con la scimitarra a combattere quelli che c'hanno la mitragliatrice o con la katana dei samurai. Non in maniera frontale. Ti devi inventare qualche altra cosa, fagli in agguato se ci riesci, d'accordo? Ma non puoi andarti avanti, perché la mitragliatrice
ti uccide a distanza. Tu per poter uccidere una persona con la katana in mano devi starci a un metro di distanza, ma prima che ci arrivi sei morto. Questa è la temerarietà. È un eroe? Ma se aveva delle buone intenzioni, sì, però è un eroe un po' così, no? O sbaglio, poi magari durante le domande post diretta. Altra cosa, ovviamente, è la timidezza, no? O la viltà. È chiaro che la fortezza è no, io combatto, quindi affronto qualunque difficoltà, pericolo, anche la morte, se necessario, però, per il servizio di Dio. E per il bene del prossimo. La morte l'affronto se necessario, ma non la vado, come dire, a sfidare o in qualche modo a cercare con comportamenti che sicuramente me la provocheranno e senza che dal mio sacrificio possa nascere qualcosa. Dice, sai, mi sacrifico, però sacrificandomi in questo modo usciranno fuori queste cose positive per le altre persone. Prima di fare qualche gesto troppo dimostrativo, questa domanda ce la dobbiamo porre sempre. È molto difficile, amici miei cari, guardate che in tante circostanze il confine tra la virtù e il vizio è labile. È labile. Mi ricordo il caro Monsignor Petrocchi ci faceva sempre molte molte lezioni, no? Molte volte si scambia per prudenza, la viltà, quindi è prudente oppure il non schierarsi mai, no? Oppure lo stare sempre a guardare dietro le quinte, perché se per non esporsi mai si abdica anche i propri doveri. Dice, no, ma io devo essere prudente. No, questo non è essere prudente. Questo è mancare ai tuoi doveri e essere vile. Cioè, centrare, calibrare bene l'identificazione del nostro comportamento come vizio o come virtù, non è mica un'operazione semplice. Faccio questa cosa, no, la devo fare perché bisogna essere forti e coraggiosi. Sicuro che è fortezza e coraggio. Sarà temerarietà? Oppure no, no, questa cosa non si può fare perché è troppo pericolosa. Sicuro che non sia un pericolo che il nostro Signore vuole che tu ti prendi? Un pericolo. In base alla posta in gioco? Capiamo quanto sono delicati questi discorsi, no? 258, che cos'è la temperanza? Oh, la temperanza è la virtù che frena le passioni e i desideri, specialmente sensuali, e modera l'uso dei beni sensibili. I figli di Dio, dice San Paolo, devono essere temperanti in tutto. Frena le passioni e i desideri, specialmente sensuali. Vedete temperanza in giro, specialmente durante il mese di giugno, dove si assistono alle più oscene e inqualificabili sfrenatezze. Oggi noi siamo in una società dove i freni non ci sono più, frena le passioni. Qui sono tutti sfrenati e attenzione, la sfrenatezza anche qui viene presentata come virtù, come espressione artistica, come diritto di esprimere pubblicamente anche il vizio, il peccato, rivendicarlo, pretendere non solo il rispetto, ma anche la lode.
I figli di Dio sono temperanti in tutto, non sono schiavi delle passioni e dei desideri. Li frenano, specialmente quelli sensuali, e i beni sensibili li usano con moderazione. Non è peccato sempre e comunque vedere la televisione, è sempre peccato non farne un uso moderato. Non è peccato sempre e comunque stare davanti al computer, bisogna vedere uno che cosa sta a fare davanti al computer, perché ci sta. A fare che? A giocare ai videogiochi? Se fai quello lì, se te lo puoi permettere per il tuo status di vita, è peccato? No, ma moderati. Certo, se un papà di famiglia sta 3 ore al giorno davanti ai videogiochi e non sta col figlio e con la moglie, qualche problema c'è, no? Eccetera. Non è peccato prendersi qualche divertimento lecito, ma non possiamo fare in modo che nella nostra giornata ci siano 10 ore di divertimento, 3 ore di lavoro e zero di preghiera. Questa non è una vita ordinata, no? Frenare le passioni e i desideri. Non abbiamo nessuna paura. Dire, dobbiamo frenarci, dobbiamo trattenerci, non possiamo dare libero sfogo a tutto in questa vita. Assolutamente. La virtù non è premere sempre solo l'acceleratore, a volte bisogna premere il freno. Il freno. Oh, e adesso vediamo, dato che ha parlato delle frena le passioni, cosa sono le passioni? Bellissimo, qui non dà la definizione aristotelica tomistica, ma dà una bellissima definizione di passione. Le passioni sono commozioni o moti violenti dell'anima. Così uno capisce un po', no? Che se non sono moderati dalla ragione, trascinano al vizio e spesso anche al delitto. Una persona, per esempio, che è irascibile, quindi che è dedita alla passione dell'ira, può incorrere in vari vizi acquisiti. Per esempio, il turpiloquio. Per esempio, la bestemmia, per esempio, l'insulto gratuito. Una persona che non frena gli impulsi sensuali, vogliamo vedere, trascinano al vizio, a lussuria. In tutte quante le sue multiformi sfaccettature. Questo perché? Perché il vizio, numero 260, è l'abitudine di fare il male, acquisita anche qui, ripetendo gli atti. Se ci capita di commettere qualche peccato, volontario, grave o lieve che sia, prima ci confessiamo sinceramente pentiti, e meglio è, perché se tu non ti confessi e stai lontano dalla confessione, sai che succede? Che quell'atto lo reitererai, lo ripeterai. E più lo ripeti, e più si radica, fino a diventare un vizio. Estirpare un vizio non è operazione semplice. Io faccio sempre l'esempio per far capire perché. So cos'è del fumo. Tu ti prendi il vizio del fumo, a prendertelo non ci vuole quasi niente. A togliertelo ci vuole che tu sia disposto a sputare un po' di sangue. Perché io non so gli altri, ma quando io smisi di fumare, io per un mese sono stato malissimo. Quindi i vizi non ci vuole niente a prenderseli. Ci vogliono le fatiche di Sisifo per toglierseli.
E quali sono i vizi principali? I vizi principali sono sette, scrive il Catechismo nell'esempio decimo, chiamati così perché sono capo e origine degli altri vizi e peccati. Ci sono sette virtù, amici cari, e ci sono sette vizi capitali: superbia, l'avarizia, la lussuria, l'ira, l'invidia, l'accidia e la gola. Li ho detti proprio nell'ordine canonico, che è non casuale, perché la superbia è il più grave di tutti. Qualunque vizio ci sia dal secondo in su, c'è sempre anche la superbia. Quali sono le virtù opposte ai vizi capitali? Guardate che bello, eh? Opposta alla superbia? Facile, no? L'umiltà. Opposta all'avarizia, la liberalità. Attenzione, la liberalità. La liberalità è l'elargire gratuitamente i propri beni, i soldi e il resto. Quindi uno è superbo, faccia atti di umiltà. Dove si fanno gli atti di umiltà, per esempio? Gli atti di umiltà vanno fatti principalmente davanti a Dio. Perché farli davanti agli uomini, a meno che non siano atti di umiltà veramente di quelli che si possono fare e che sono autentici, molte volte presenta la sottile tentazione che io mi atteggio da umile perché poi mi dicano quanto sei bravo. E magari blandendomi oppure facendomi piccolino, negando di avere alcune qualità, lo faccio perché così intendo, come dire, provocare la compassione di chi mi dice: ma no, sei tanto bravo. Questa non è umiltà. Non è umiltà. Superbo è chi si pensa di poter fare a meno di Dio. E la prima beatitudine, come vedremo, beati i poveri di spirito, tra poco lo vedremo. Ma beati i poveri di spirito è la stessa cosa che dire beati gli umili, perché l'umile è il povero di spirito. Colui che si sente piccolo davanti a Dio è bisognoso di tutti e che nel cuore si sente l'ultimo di tutti, come diceva il buon San Francesco. Tu nel cuore, nel tuo cuore, ti senti l'ultimo tra gli esseri umani che sia mai esistito. Guardate, non voglio adesso fare invasione di campi. Chi vive nella divina volontà si sente la persona più felice della terra, giusto? Ma, insieme a questo, si sente anche l'ultima persona della terra. Cosa ha guardato Dio nella creatura più grande della terra che sia mai esistita? Ce l'ha detto lei stessa. Cosa ha guardato? Su che cosa ha fissato lo sguardo? Dice: guarda, l'umiltà. E Maria Santissima non era una peccatrice. Allora, quando San Francesco diceva che era il peggiore degli esseri umani che sia mai esistito, una volta Frate Leone, la faccio breve, gli chiese, dice: se accusi padre, dico, però io non mi posso sta zitto. Lei sta sempre a dire che è la persona peggiore che esiste sul pianeta Terra. Ma non è vero questo qui, no? Cioè, sul pianeta Terra sono fornicatori, stupratori, ladri, gente che ha abortito, assassini, gente che ha maltrattato i propri genitori, che li ha percossi, che gli ha fatto, che ne so. Ma lei non ha mai, io non ho mai visto fare tutte tante queste cose, e neanche nella giovinezza, perché la giovinezza di San Francesco, non pensate che San Francesco fosse un criminale o un bandito, era un giovanotto della borghesia del tempo. D'accordo? Io non credo che abbia fatto tutto questo granché. Certo, per carità, pur essendo un giovane, come dire, moderato, certo, i peccati mortali si possono fare, perché non è che ci vuole un granché da giovane a fare un peccato mortale, ma non quelli, insomma, che lasciano degli strascichi e delle conseguenze. Sapete che ha risposto San Francesco? Dice: dici bene, frate Leone, sì, io per grazia di Dio non ne faccio tante cose, però io sono convinto di due cose. Primo, che appunto io non ne faccio tante cose
Perché il Signore mi ha dato tante grazie. E come ha fatto a darle uno come me, che non me ne merito? Ma secondo, io sono convintissimo che se chiunque altro essere sul pianeta Terra avesse ricevuto le grazie che ho ricevuto io, ma sarebbe molto più santo, sarebbe andato molto più su. Ah, questo lui gliel'ha detto a Frate Leone perché è stato costretto, perché Frate Leone l'ha provocato. Ma chi di noi pensa questo? Guardate che se noi nel cuore siamo convinti di questo, tu pensa alla persona più spregevole, più quella che disprezzi più di tutto. Tu sei capace di dire, ma se il Signore non mi avesse dato la grazia e mi avesse tenuto la mano sulla testa, sarei diventato peggio di quello. L'avrei fatto, purtroppo. Lo dico con dolore, ma l'avrei fatto. Sono capace di farlo. Ahimè, se mi impazzisco e se il Signore non mi aiuta, lo posso pure io. Sapreste quant'è gradito chi pensa così al Signore. Poi la liberalità. Io tante volte dico sempre le stesse cose. Quanti soldi hai guadagnato o percepito lecitamente, eredità, azioni, lasciti, che ne so, in vita tua? 100.000 euro? Diciamo un numero. Di questi 100.000, quanti sono andati nelle tasche per nobili fini? Cioè tu li hai dati per una nobile causa senza che ti venisse in cambio tornaconto. Che è l'unico modo per portarsi i soldi nell'altro mondo. 100.000 euro? Quanti ne hai dati? 5.000? 10.000? 20.000? 30? Oppure 1.000 euro? 500? 200? 100? 0? Te li sei mangiati tutti? Se te li sei mangiati tutti sicuramente sei avaro. Poi la castità contro la lussuria. La castità, amici cari, che è una sola virtù, ma che si vive in tutti gli stati di vita. Fuori del sacramento del matrimonio possono fare tutte le manifestazioni che vogliono. L'argomento sessualità non esiste per i figli di Dio, neanche nelle relazioni tra uomo e donna, che sono quelle stabilite da Dio secondo la legge naturale. Zero. Quindi fuori del matrimonio si deve mettere uno in testa che questa cosa è zero. E se c'è il fidanzatino o fidanzatino, rimane zero questa qui, eh? Perché il fidanzatino o la fidanzatina, se vuoi vivere castamente e santamente la vita cristiana, è zero. Si può, ma come? Nessun contatto. I contatti affettuosi. E fino a quando rimangono nell'ambito dello scambio dell'amore e dell'affetto, cosa che purtroppo con l'impazzare della concupiscenza non sempre è facile. Zero. Oggi però mo mi sono sposato e mo mi sfogo. No, no, non ti sfoghi manco per niente. Perché nel matrimonio, queste cose le dico perché so quello che dico, si fanno una caterva di peccati quasi mai confessati contro la castità coniugale. La contraccezione è il principale, diffusissimo oggi, ma anche un uso della sessualità sporco, che è diverso da quello per cui, nell'attuale condizione in cui ci troviamo, la sessualità deve essere vissuta. L'elemento procreativo è quello unitivo, e il terzo è il remedium concupiscentia. Noi non dobbiamo avere paura, io non ho paura di parlare di castità, di parlare di verginità e di vivere questa virtù e testimoniarla. Testimonio. Chi è vergine lo deve dire. Lo autorizzo, non sono nessuno, ma credo che il nostro Signore lo autorizzi. Io per grazia di Dio lo sono. Per grazia di Dio, ma lo sono. È una delle cose di cui sono più felice di tutta la mia esistenza.
i ragazzi che oggi arrivano al matrimonio come Dio comanda, lo devono dire. Io quando ne sposo qualcuno chiedo sempre il permesso di poterlo fare, ma non per lodarli, ma per l'edificazione delle persone, perché se no la gente si pensa che non sia possibile. È possibile vivere in mezzo a sta cloaca a cielo aperto in cui stiamo la purezza e la castità? Ma certo che è possibile. Ma i nostri padri nella fede, quelli che hanno, come dire, fatto cadere l'impero romano, perché non hanno fatto cadere i cristiani l'impero romano, non soltanto i barbari e le loro incursioni, non soltanto la corruzione interna di Roma. Io mi ricordo a scuola, al liceo, i libri che si usavano erano libri evidentemente di una certa area, quali sono le tre cause della caduta dell'impero romano? Sì, le invasioni barbariche, certamente. La corruzione dilagante, insomma, che da dopo Cesare Ottaviano Augusto è cominciato il declino, che ci sono stati certi personaggi che te lo dica fa. Ma poi la terza cosa è il cristianesimo, perché il cristianesimo ha portato un modus vivendi che per i pagani era una cosa assolutamente inconcepibile. E molti cristiani venivano dal paganesimo, quindi hanno dovuto rivoluzionare il proprio stile di vita e l'hanno fatto come? E quelli non credevano ai loro occhi, chi li vedeva. La castità, opposta all'ira, la pazienza, la pazienza. Altre virtù, era difficile, virtù difficilissime queste qui, ma la pazienza ci porta in cielo. Pazienza, la capacità di soffrire, perché noi ci arrabbiamo? Ci arrabbiamo quando c'è qualche cosa che non vorremmo tollerare, non vorremmo sopportare, che ci urta. E quindi diamo sfogo all'ira. E non va bene. Poi, la sobrietà, questo è il contrario della gola. Sobri. La sobrietà propriamente è termine che si applica alla moderazione nelle bevande alcoliche, inebrianti. Ma sobrietà qui è usata in senso estensivo. Allora, amici cari, dobbiamo dimenticarci l'idea. Qui non si tratta di fare, l'ho detto tante volte, le diete o il culto, adesso siamo a giugno, della gente che comincia da maggio a fare digiuni pazzeschi o a fare non so che cosa, perché deve andare al mare ad ostentare il corpo nudo, o quasi. No. Ma i cristiani mangiano per vivere, non vivono per mangiare. Non in questo mondo. Poi quando andremo nell'altro mondo, quando non c'è più il peccato originale, chi ha ascoltato le catechesi su Tenera Madre, dove ci sono i grandi santi che cucinano cibi prelibatissimi per la gioia di... lì possiamo sfogarci come ci pare. Qui no. E che è no, ce lo dice che cosa? Che quando non siamo regolati, succedono due cose, diventiamo obesi e danneggiamo la nostra salute. Dio non vuole né l'una né l'altra cosa. Per cui bisogna essere sobri. Se uno non vuole essere penitente, il che sarebbe ancora meglio, quindi penitente vuol dire che non soltanto mangia il giusto e non di più, ma intanto digiuna, ogni tanto mangia al di sotto, alzandosi con un pochino di fame, o anche cose non troppo condite, non troppo prelibate. Questa è un'altra virtù, questa qui, questa è la virtù dell'astinenza, della penitenza, della mortificazione. Ma la sobrietà la devono avere tutti, altrimenti cadiamo nel vizio capitale della gola. Essere sobri. La fraternità è evidentemente opposta all'invidia. L'invidia percepisce l'altro e i beni che l'altro ha come fonte di dolore. È un vizio bruttissimo, perché l'invidia fa percepire il bene dell'altro come male proprio e il male dell'altro come bene proprio. Quindi io godo del male altrui e mi rattristo del bene altrui. La fraternità è il contrario, no?
La fraternità si rallegra del bene altrui e si rattrista del male altrui, questa è la misericordia, e fa di tutto per sollevare o aiutare, confortare un problema o una miseria del prossimo. E poi la diligenza nel servizio di Dio, l'accidia non è semplicemente la pigrizia, no. L'accidia è la nausea, spiega San Tommaso, delle cose divine. Quindi, quando uno è negligente nelle cose del Signore, cioè, esempi, devo andare a messa? Bene, qual è la messa più breve? Scelgo quella. Devo fare una preghiera? Basta che mi sbrigo. Testa per aria, non testa per aria, basta che mi sbrigo. Esempi i più feriali, no? Faccio una cosa per il Signore? Lo stretto indispensabile, il minimo sindacale. Oh, e infine 363, non infine, quasi infine. Gesù Cristo ha raccomandato qualche virtù morale? Gesù Cristo ha raccomandato in particolare alcune virtù morali, chiamandone le otto beatitudini evangeliche, beato chi le eserciterà. E quali sono? Beati i poveri in spirito, leggi umili, beati mansueti, gli opposti all'ira, quindi i mansueti sono pazienti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che piangono, gli afflitti, sono le anime penitenti. Quelle che hanno imparato a vivere la mortificazione cristiana, perché saranno consolati. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, le due grandi fame e sete, non di soldi, non di sesso, non di successo, non di potere, ma di essere santo. Questo è vero, se tu dici, ma qual è la cosa che tu desideri più di tutto, ti diventa santo? Questa è la fame e la sete della giustizia. Beati i misericordiosi, quindi quelli che si rattristano dei mali altrui e cercano di sollevarli. Le sette opere di misericordia corporale e spirituale, dobbiamo impararci la memoria, figlioli miei cari. Per esempio, perdonare le offese, no? Tanto per dirne una, che è un atto tipico della misericordia. Poi, beati puri di cuore, non solo i casti nel corpo, ma quelli che vanno alla radice. Quelli che nel cuore non coltivano desideri immondi, impuri, sensuali, proibiti. Ti può pure passare per la testa, ma ci sputi sopra e lo mandi via. Le anime impure sono sempre, anzitutto, impure nel cuore, perché un'impurità, prima di compierla, tu la devi aver concepita, o con l'immaginazione, cioè con il pensiero o con la vista. Hai visto qualcosa e hai scelto di soffermarti su quella cosa che hai vista desiderando. Altrimenti non si commetterebbe nessun peccato impuro. Quindi pure di cuore. Beati i pacifici, quelli che portano la pace. Fino a quando è possibile, la pace sempre. In famiglia. In parrocchia, sul lavoro, nella chiesa, nella società civile, fino a quando è possibile la pace. Fin dove è possibile, certamente. Altrove Gesù dice: non sono venuto a portare la pace ma una spada, proprio per temperare. Noi non siamo pacifisti, cioè non è che la pace, pace a qualunque costo. No, non a qualunque costo. Perché se c'è di mezzo la verità, la pace non si può fare. Ma come ci stanno gli scismi, ci sono i cristiani separati, facciamoli rientrare, non diciamogli che hanno ragione. Non si può. E infine i perseguitati per causa della giustizia, quelli che non hanno paura di soffrire per amore di Dio e delle anime. E qui c'è qualcosa della fortezza, chiaramente, no? Queste sono le grandi beatitudini promesse, sono le grandi virtù gradite al Signore.
ricompense, beati i poveri in spirito, di essi al regno dei cieli. Il regno dei cieli è degli umili e di quelli che non hanno paura di soffrire per amore di Dio. La prima e l'ultima beatitudine. Poi i mansueti erediteranno la terra, diventeranno i padroni del mondo. Perché una persona che è paziente è il padrone del mondo. Quelli che piangono saranno consolati. Vuoi le celesti consolazioni? Bene, comincia a fare una vita penitente. Rinuncia alle consolazioni mondane, poi vedrai quante te ne vengono dal cielo. Vuoi diventare santo? Sia santificato il tuo nome, quindi ci credi alla prima vocazione del Padre nostro. Ma guarda che questa preghiera il Signore la esaudisce sempre, saranno saziati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Magari tutti gli ragazzi hanno fame di diventare santo. Vuoi la misericordia? Usa misericordia, ricordiamo la parabola del servo spietato, no? Oh, vuoi vedere Dio già da questo mondo? Fuggi l'impurità. In tutte le sue forme, a partire dall'impurità del cuore, del pensiero. Fuggi la trivialità, l'impurità, guardate che l'impurità è pure di cuore, quindi desideri e pensieri, pure di occhi, purezza di sguardo, pure di bocca, i discorsi osceni e il linguaggio volgare, via. E poi pure di corpo, chiaramente. Puri di corpo non è soltanto puri degli atti, ma è vestiti come Dio comanda, religiosi, preti, uomini e donne. Ricordando che dopo il peccato originale, Adamo ed Eva si sono coperti, prima non lo erano, e a quanto racconta Tenera Amata, non lo sono neanche beati, ma qui su questa terra è necessario. 265, ce la facciamo. Perché Gesù Cristo nelle beatitudini evangeliche disse beate, contrariamente all'opinione del mondo, le persone umili e tribolate? Gesù Cristo nelle beatitudini evangeliche disse beate, contrariamente all'opinione del mondo, le persone umili e tribolate? Perché avranno premio speciale da Dio. E ci insegnò cosa per imitarle. Senza curare le fallaci massime del mondo. E infine 266. Possono essere veramente felici quelli che seguono le massime del mondo? Che pensiamo noi? Tutti quanti mondani, tutti, che ne so, i calciatori, i cantanti, gli attori, oppure i grandi ricconi, che ne so, un Bill Gates, un come si chiama? Jeff Bezos, il padrone di Amazon, Mark Zuckerberg, sta gente che non sa che faccia con i soldi, no? Qualcuno che da qualche giorno è passato a miglior vita, no? Sicuramente non se l'è portato tutto quanto il patrimonio che aveva là in altro mondo, eh? Sono felici questi qui. E invece noi con la nostra povera vita abbiamo fatto un sacco di rinunce, abbiamo tante croci, come ci è andata male? Pensiamo così? Speriamo di no, eh. Quelli che seguono le massime del mondo non possono essere veramente felici, perché non cercano Dio, loro Signore è loro vera felicità. Chi è che ci crede di noi che il nostro Signore è la vera felicità? E così non hanno la pace nella coscienza. Tutta sta gente qui non sta in pace. Se si ferma 2 minuti, ascolta la coscienza o se guarda allo specchio per andare a dormire, sperimenta l'inferno. Verso cui camminano verso la perdizione. La concludiamo con questa sezione leggendo la preghiera, con cui appunto questa sezione si conclude, tratte da alcune delle orazioni che si facevano in messa Veni Sordo, l'ottava, la domenica 13 dopo Pentecoste e la sesta dopo l'Epifania, che dice così. Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo meritare quello che ci promettesti, fa che amiamo quanto comandi. E fa, o Dio onnipotente, che noi sempre pensiamo cose ragionevoli e nel parlare e nell'operare eseguiamo quelle che a te piacciono. Te ne supplichiamo per Cristo nostro Signore. Sia questo cocktail di due bellissime preghiere, anche la nostra preghiera che offriamo al Signore al termine di questa sezione. Alla prossima, amici, e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.